atori ben ritrovati a questa nuova puntata di Idea Formazione Nordest. Oggi il contesto è diverso perché siamo in studio, faremo una lunga chiacchierata con Mirka Varotto è qui accanto a me e lei è la responsabile del servizio orientamento dell'Università di Padova. Quindi l'avete capito, eh, in questa puntata l'orientamento sarà al centro. Partiamo subito. Vogliamo conoscerla un po' meglio e chiediamo a lei che tipo di servizio Svolge per l'università, cioè che cosa vuol dire fare orientamento all'università di Padova? Allora, preciso subito che l'orientamento non è marketing. Cosa vuol dire? Che noi non dobbiamo promuovere un corso di laurea piuttosto che un altro corso di laurea, ma cerchiamo di supportare il ragazzo, magari aumentando anche quelle che sono le sue opzioni di scelta in base ai propri interessi e ai propri valori professionali. Noi prospettiamo e rilasciamo informazioni su quelli che sono tutti i corsi di laurea a cui lui potrebbe accedere. Poi la scelta del corso di laurea ovviamente è un fatto puramente individuale e sì. quindi va maturata bene. È per questo che noi abbiamo insistito con Idea Formazione Nord Est da sempre, che un buon orientamento deve partire dalla terza media, ma lei prima mi ha corretto e ha detto molto prima. Magari. Come, come funziona l'orientamento? Magari un buon molto prima. Eh, come sarebbe bello che funzionasse l'orientamento. Eh, sarebbe bello che. Dall'inizio, voglio dire dall'ingresso uh, da, dall del bambino anche nella scuola dell'infanzia, lo si ponesse sempre di fronte alle, ad, ad alcune responsabilità, ad alcune scelte. E molto spesso poi i ragazzi arrivano, i bambini crescono, arrivano um, che diventano adulti e non sanno guardarsi dentro, non sanno capire se è meglio una cosa oppure un'altra, questo è difficile anche per noi adulti, a volte dobbiamo compiere delle scelte che ci portano ad una certa sofferenza o che sono molto molto faticose però è importante sapersi guardare dentro sapersi ehm, relazionare con l'ambiente eh, e quindi abituarsi eh, fin da piccoli a compiere delle scelte a, a guardarsi dentro e eh, questo proprio per allenarsi è un allenamento scegliere è un allenamento l'orientamento è un allenamento quindi prima si comincia meglio è allora ci sono poi tanti soggetti che Intercorrono nella grande partita dell'orientamento. I genitori in primis, lei lo sa bene perché ne ha incontrati parecchi, poi ci racconterà qualche esperienza particolare sì. e gli insegnanti. Sì. Eh, oggi l'orientamento viene fatto eh, alle elementari, eh, alle medie, ancora attraverso dei test a crocette. Noi abbiamo dei dubbi sul fatto che questo possa davvero bastare per dare un'indicazione di movimento ad un ragazzo. Quali sono secondo lei gli ingredienti giusti? Eh, I modelli sono diversi, i modelli di orientamento. Il modello diciamo psicoattitudinale a cui appunto lei faceva riferimento è quello che eh, in base alle attitudini e a dei tratti di personalità della persona può predire quali potranno essere le professioni di successo per quella persona. E questa associazione così, eh, diciamo, questo modello che prevede questo tipo di associazione è un modello che non viene assolutamente adottato dal servizio di orientamento dell'università, perché secondo noi eh, le variabili sono diverse. Eh, non importa quelli che sono i tuoi interessi oggi, possono eh, modificarsi nel tempo, può cambiare la tua condizione familiare, le variabili sono tantissime. E cosa fondamentale noi all'Orientamento non consigliamo assolutamente mai un corso di laurea ad una persona. Perché? Perché tenendo conto della complessità, c'è l'ambiente familiare, c'è l'ambiente scolastico che incide, incide moltissimo c'è l'ambiente di svago, le variabili sono troppe e vedendo una persona una, due, a volte tre, quattro volte, quando va bene, e il più delle volte la vediamo una volta le persone, una o due volte, eh, non si riesce a cogliere tutta eh, quell'immensità, quell diciamo, e tutta quella varietà che c'è intorno ad una persona. Ecco perché non consigliamo mai Diamo delle informazioni, supportiamo la persona come possiamo, perché la persona sappia guardare ehm, nel suo passato, sappia cogliere quelli che sono i, suoi, i propri i punti di forza. Ecco, questo è molto importante. I ragazzi oggi almeno quelli che vediamo noi, non riescono a trovare i, i propri punti di forza. Noi come genitori dovremmo aiutarli proprio a cercare, a trovare i loro punti di forza. Ehm, quando incontro dei ragazzi mi dicono ma io non, non so niente, non ho, non ho dei punti di forza. E allora basiamoci proprio sulle cose più, più semplici. E allora chiedo, avete mai organizzato una festina di compleanno? Sì, ma quanti ragazzi erano invitati? 70-100. E per invitare 70-100 ragazzi che cosa hai fatto? Ho fatto questo, ho fatto quell'altro, mi sono occupata della musica e quindi dico: ma ti rendi conto di tutto quello che hai fatto? Un altro come te sarebbe stato in grado di fare altrettanto, o avrebbe fatto magari diversamente, avrebbe posto più enfasi, che ne so, al divertimento o, o chi magari all'aspetto culinario, all'intrattenimento. Cioè, eh, ognuno in base alla propria, mh, propri, alla, alla propria persona? cerca e crea e sa eh, mh, e dovrebbe puntare su quelli che sono proprio eh, i tratti distintivi, eh, puntare sui propri punti di forza, conoscere i propri punti di debolezza, a mio avviso è importante, eh, chiamiamoli punti di miglioramento perché si può migliorare tutto. E quindi eh, è su questo che noi cerchiamo di puntare, anche come i genitori, io quando parlo con i genitori eh, questi discorsi li, li, li affronto perché me li pongono loro, insomma. E a volte i genitori sono un po' lo zoccolo duro, mi permetta questo termine, mm. ma mh, per continuare quello che lei ha appena detto c'è un altro passaggio che mi interesserebbe fare, ovvero lei ha parlato di punti di forza, ma poi prima dietro le quinte insieme abbiamo parlato anche di valore che un alunno, una persona dà. A un determinato lavoro, valore professionale. Sì. Perché insomma io posso pensare che una professione, mh, cioè che cosa, che cosa metto, che cosa vedo dentro quel lavoro, perché poi io mi devo vedere nel futuro fare quel lavoro. È un po' Perfetto. questa anche la grande sfida. Verissimo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che uno dovrebbe mettere in ordine, eh, in ordine di priorità, quello che il, la, il lavoro dovrebbe ritornargli. Questo è il valore professionale, che è diverso dai valori che abbiamo, c'è cioè il valore per l'ambiente familiare, cioè, però ci sono dei, qualche cosa che mi deve ritornare il lavoro. Allora, eh, i ragazzi molto spesso oggi, anche dalle indagini che vengono fatte appunto dagli eh, esperti di orientamento, eh, vedono il lavoro come uno strumento, uno strumento per avere un reddito, mh? e quindi uno strumento per vivere. Eh, molto raramente vedono lo strumento come possibilità di realizzare quelle che sono appunto le mie peculiarità vuoi perché è un momento di crisi, un momento difficile, un momento di incertezza questo è vero eh, però ecco avere ben chiaro quali sono i propri valori professionali aiuta moltissimo anche nella scelta poi eh, non solo del corso di laurea ma di quello che poi io vorrò fare eh, un domani in questo senso l'orientamento prego, prego. Sì, eh, volevo fare un esempio. Prego, posso? Eh. posso? Ci aiutano gli esempi. Perfetto. Eh, eh, ricordo che un giorno è venuta per una, sono venute per un colloquio di orientamento una madre con una figlia. E la madre insegnante eh, mi chiese se potevo in qualche modo eh, fare dei test. Per capire perché cosa era portata appunto la figlia, cosa avrebbe potuto fare la figlia, Al che chiesi, appunto alla figlia eh, che cosa il lavoro che cosa avrebbe voluto ricevere dal lavoro, che cosa avrebbe dovuto darle il lavoro. E lei mi rispose il prestigio. Ecco, il prestigio è un valore professionale, i valori eh, professionali non si giudicano. Noi, il servizio, appunto, orientamento siamo tutti molto allineati su questo, quindi non rilasciamo consigli e non giudichiamo mai che sono le, eh, quello che esprime una persona, ma cerchiamo di supportarla capendo un attimino quello che lei esprime in quel momento. Quindi eh, mi rispose: Il prestigio per me viene prima di tutto. Bene, eh, allora io chiesi, perché non era così scontata la risposta, eh, se per lei. Aveva più prestigio ehm, essere un docente? Perché il dilemma era: farò il docente o farò il magistrato? Allora le chiesi: ma eh, è più, ha più prestigio un docente o un magistrato? E mi rispose: per me il magistrato. A ma dirsi: bene, eh, non c'è bisogno di nessun colloquio di orientamento perché la persona aveva già deciso, probabilmente aveva delle altre barriere, le barriere probabilmente erano i loro genitori, perché tutti noi quando eh, ritorniamo a casa, eh, volontariamente o involontariamente, riportiamo proprio un concetto di lavoro che i ragazzi respirano. Quindi nel momento in cui io mi lamento che tutto non funziona, mi lamento magari che eh, dall'alto, dal vertice non arrivano, non arrivano le indicazioni chiare, mi lamento che è tutto è un caos. Il ragazzo avrà, crescerà con l'idea che il lavoro è, è, è un caos, che è faticoso andare al lavoro, che la mamma brontola sempre quando va al lavoro. E quindi Può essere che il lavoro venga vissuto come qualcosa di pesante. Non che non lo sia, io sono cresciuta con mio padre che mi diceva che il lavoro è faticoso, ma poi crescendo ho trovato il bello nel lavoro, quindi io penso di essere una persona fortunata perché potrei fare qualsiasi lavoro e trovare il bello perché metterei una parte di me in qualsiasi lavoro. Questo è uno spunto estremamente interessante che lei ci sta dando, anche perché... Esistono oggi tutta una serie di... Una, uno dei grossi problemi è anche il fatto di avere una visione un pochino limitata delle professioni. Nel mm -hmm. senso che, mh, e questo e qui mi vorrei riallacciare a lei sulla famosa questione dei test a crocette delle, delle medie, perché mm. tante volte la visione è un pochino limitata, un po' standardizzata. I licei, oppure quelle 4-5 professioni che se oggi diamo uno sguardo al mondo e alla velocità con cui le professioni cambiano, si evolvono, la flessibilità che viene richiesta... Ecco, forse un compito degli insegnanti dovrebbe essere quello di dare la possibilità, lei ha detto giustamente non bisogna giudicare, però dare la possibilità di conoscere tutto quello che c'è, tutto quello che c'è a disposizione, raccontare il mondo come realmente è, anche perché ha uno sviluppo, una velocità di, di cambiamento che è impressionante, in modo da riuscire a dare ai ragazzi anche la possibilità davvero di... Dire, ok, trovo quello che mi piace, perché giustamente come lei dice, quando io trovo quello che mi piace, o comunque metto del mio, io sono felice, la mia motivazione è, è sollevata, quindi mm -hmm. è, è questo poi, no? Quello che ci permette di svegliarci tutte le mattine, se proprio dobbiamo dirla in maniera semplice, no? Essere, aver voglia di affrontare la giornata. Sì. Questo è vero, c'è anche il discorso che oggi eh, c'è moltissima incertezza, quindi mentre una volta si poteva dire entro in azienda, parto mm. dal basso, posso sperare di arrivare in alto, il percorso era molto più lineare. Oggi è frammentato, eh, i ragazzi molto spesso eh, hanno dei lavori precari, quello che chiediamo noi, o meglio questo sì lo consigliamo ai ragazzi, eh, cercate di vivere ogni esperienza, anche un semplice stage, eh, come un qualche cosa immergetevi, eh, impegnatevi in quello che fate, mettete una parte di voi, mettetevi in discussione, eh, perché solo così riuscirete a ricavare qualche cosa di positivo dall'esperienza che fate. Cercate di essere consapevoli, è un po' mh, il discorso che faceva anche la um, professoressa Lucangeli al Festival dell'Apprendimento l'altro giorno: la differenza tra apprendere e intelligere. Mm? Eh, se si affronta l'università avendo come meta solo quella di apprendere, mm, ok, può risolversi tutto, posso uscire anche con 110 lode dall'università, eh, io avrò appreso benissimo, ma. Quanto avrò rielaborato di quello che mi hanno passato? E, e intelligere è un passaggio fondamentale, è fondamentale per la propria vita. Per capire che se tu ti impegni e un domani eh, lo, lo vediamo anche noi oggi: cioè io eh, continuo a studiare, io continuo ad aggiornarmi in qualsiasi professione, bisognerà continuare ad impegnarsi. A, a vivere emotivamente e anche cognitivamente, cioè immergendosi anche nelle, nelle, nelle letture, cercando di capire nella relazione con gli altri, con l'ambiente, cercando proprio di, ehm, di entrare in qualsiasi lavoro, in qualsiasi esperienza che ci possa capitare per trarre il meglio. Allora se si affronta l'università con questo impegno, l'università sarà un bel percorso, ti potrà aprire la mente. Eh, ti, darà, ti darà molto eh, se comincerai a costruire delle reti, se avrai la possibilità o la volontà di andare magari anche all'estero per un breve periodo. Ci sono delle forme di sovvenzione ecco, da parte dell'università o da parte dell'Unione Europea che permettono allo studente di poter andare all'estero. È un'esperienza che varrebbe la pena eh, di fare. Prima perché si impara la lingua, ma certo. al di là di quello perché proprio si stabiliscono delle relazioni con altre persone che possono portare in futuro ad ampliare proprio i, i propri orizzonti, avere dei riferimenti anche un po' più lontani. Oggi i ragazzi non hanno problemi con i social network, con, con internet. Arrivano in capo al mondo, insomma, per noi una volta era un po' più difficile. Fino a che punto, secondo lei, proprio perché abbiamo parlato di social network, eh, mh, questa pluralità di informazioni in cui i ragazzi possono accedere li può avvantaggiare e quando invece li può bloccare, mh, confondere? Sì, ehm, le informazioni sono tantissime. Arrivano ehm, Molto spesso capita anche a me, eh, apro una porta, eh, magari la porta di scuola di mio figlio, e non mi accorgo che c'è il volantino con scritto: eh, Domani portate. Eh, perché siamo bombardati da informazioni, da messaggi e non sappiamo più selezionare. Eh, Anch'io, che so, che sono consapevole che questo può succedere, molto spesso ci casco. Le informazioni sono tantissime, i ragazzi. A, fanno fatica a filtrare le informazioni e a capire. Ecco, Dovremmo riprendere, cercare di abituare anche eh, i bambini a saper leggere, saper leggere la pubblicità, come faccio io, magari con il più piccolino, a saper leggere quello che eh, vediamo scritto, proprio per imparare a selezionare. Internet è un, un vantaggio, ma può diventare anche una condanna, perché non ha la verità. Esatto. <ride> Ammesso che, che esista una verità, ammesso che esista, <ride> esatto, <ride> comunque è lì: a volte noi beviamo quello che c'è senza filtrarlo. Ecco. Esercitare questo filtro, questo spirito critico sarebbe utile. Senta, Mirka, mi interessa chiederle adesso il motivo per cui lei ha detto non, non fate i test a mio figlio. Prima, dietro le quinte, ah, abbiamo sì. parlato dei famosi sì. test perché appunto. Eh, ci interessa un po' poter focalizzare un percorso di orientamento che parte eh, fin da quando sono piccini per arrivare giustamente, come lei ci sta segnalando, all'università. Ma eh, perché lei ha detto no, mio figlio non, non glieli fate, ci penso io? Come, come si è? Mm, sì. e cosa è successo? Innanzitutto perché, eh, bene o male, qualcosa so insomma, di orientamento, e mh, poi perché cerco di parlare eh, e di ascoltare. Eh, anche quella è la cosa più difficile ascoltare ascoltare i figli e, e quindi non trovavo corretto che una persona che viene dall'esterno solo per un semplice test che fa possa essere in grado di dire a mio figlio che cosa deve fare e che co cosa è opportuno che lui faccia per avere successo mm. ma nonostante tutto nonostante avessi detto alla terza media guardate che non farà il test eh, mio figlio perché non non vorrei, non ce n'è bisogno. Um, gli diedero il fogliettino con il responso, dico sulla base di cosa non lo so, però l'ha avuto anche lui. <ride> come è possibile che succeda? Tutto Perché l'orientamento è visto in più come un adempimento, come un obbligo, va fatto orientamento, allora cosa facciamo? Chiamiamo l'esperto che faccia un test, che consegni qualche cosa, in modo che siamo tranquilli che abbiamo fatto orientamento, mentre l'orientamento è un qualche cosa che dovrebbe eh, appartenere a tutti gli insegnanti. Tutti gli insegnanti dovrebbero, secondo me, avere questa visione, questa, ehm, questa prospettiva futura. Dovrebbero riuscire, per quanto possibile, a far amare la loro materia o anche a rimanere neutrali rispetto alla materia se il ragazzo, proprio, proprio non è non. La, sua, la sua massima aspirazione. Però, almeno, non odiare arrivare a non, non odiare una materia perché magari ci viene proprio imposta o perché magari le verifiche sono sempre negative, arrivo ad odiare una materia quando magari, eh, chi lo sa, eh, mo, alcuni docenti ce la fanno, ne conosco tanti che sono bravissimi, che sono innamorati della loro materia e che riescono a passare anche dei messaggi che vanno cioè, oltre la loro materia, quindi non si limitano. Sono insegnanti, magari ne conosco diversi di matematica bravissimi. Che, per dire, che parlavano anche di, di, di automobili, anche di, di moto, anche di altro con i ragazzi. I ragazzi adoravano, adorano queste persone qui. Intervistai una, una docente di un ente di formazione che mi raccontò che lei, per fare le lezioni di matematica, faceva fare la lista della spesa e il calcolo dei prezzi perché, comunque, la matematica nella vita deve servire perché, comunque, un ragazzo deve anche imparare a fare oltre che imparare per avere la consapevolezza di avere delle competenze. Di saper fare qualcosa, altrimenti c'è cioè questa demotivazione. Che, che forse ehm, poi è la parte, scoraggia. Cosa poi scoraggia perché arrivano delle, dei ragazzi, prevalentemente ragazze femmine, che dicono: voglio fare un corso di laurea dove la matematica magari non esista, non ci sia proprio assolutamente. E tu ti chiedi perché. Perché? Perché ha vissuto dalle dal, dall elementari tutto il suo percorso con delle esperienze proprio di, disastrose. O magari, e la cosa ancora più interessante, ha avuto alti e bassi: a Al momenti andava bene, anno dopo non andava bene, poi tornava a essere ad andar bene. Allora è la persona che non è in grado o è la prestazione che cambia? Eh, questo è un punto di domanda. Vorrei dire solo un'altra cosa relativamente all'orientamento che facciamo noi all'università. All'università eh, transitano per la, transitano meglio si partecipano alle nostre attività. Eh, circa 35.000 ragazzi vediamo. Con questi ragazzi non si può dire che abbiamo fatto delle buone attività di orientamento, perché 35.000 a volte si prenotano, li vediamo passare eh? e via. E, di questi ne avviciniamo un po' di più 5.000. Al nostro Ateneo se ne iscrivono 12.000. Ora è vero che eh, un buon orientamento li aiuterebbe a fare delle scelte buone, ma noi siamo certi che dopo aver visto una volta o aver ascoltato magari un docente che presenta un corso di laurea o noi che cerchiamo di supportarlo nel vedere i propri punti di forza, eh, che la persona scelga correttamente, la certezza non c'è. Ecco perché io dico che bisogna partire da molto prima, in modo che arrivino un pochino più allenati eh, a fare una scelta che poi eh, segnerà in qualche modo la propria vita, sicuramente. E allora? Per eh, aiutarci a fare in modo che questa puntata sia stata anche utile, sì. io adesso le chiedo un'ultima cosa. Quali sono le domande? Mm. Quali? Quali? Che un genitore deve fare al proprio figlio per aiutarlo ad orientarsi? Quale domanda un ragazzo deve fare a se stesso per riuscire a districarsi nel modo migliore nella scelta? Il genitore eh, deve allenare il ragazzo Fin da piccolo, come dicevo prima, capire quali sono i propri interessi, anche eh, a, osservandolo: quali sono i propri interessi, eh, quali sono i propri punti di forza e, come dicevo prima, i punti di miglioramento. Quindi, queste sono le cose da tenere. Presente, eh, non, i, i genitori arrivano e mi chiedono: Ma vorrei sapere che prospettiva di lavoro c'è? Eh, una sfera di cristallo servirebbe perché certezze non ce ne sono, non ce ne sono da qui a un anno, figuriamoci da qui a tre anni, cinque anni, quando i ragazzi avranno finito l'università, non è possibile. Hm? Quindi, mai come oggi, vale eh, il consiglio: ciascuno faccia ciò che più gli piace, hm? quindi cercare di non imporre, di non consigliare ma di aiutarlo a valutare, perché molto spesso noi adulti abbiamo anche una visione un po' più eh, d'insieme delle cose, possiamo dare sicuramente il nostro contributo ad aiutarlo a valutare molto meglio hm? e quindi a non andare avanti con degli stereotipi. Molto spesso la televisione e i mass media in generale passano degli stereotipi ai ragazzi e i ragazzi quelli prendono hm? e quindi oggi vanno delle professioni stereotipate. Eh? Ormai sono 5-6 anni che va il criminologo mm. e quindi i ragazzi scelgono, vogliono fare quella professione lì. E il ragazzo ha ad ascoltarsi, a fermarsi ogni tanto e ad ascoltarsi, eh? a intelligere, come diceva la, la docente, appunto, la professoressa Lucangeli. Quindi non apprendere solamente, altrimenti metterci qualche cosa di proprio. Nel momento in cui scelgo, scegliere qualcosa che più mi piace. E quindi guardarmi bene i piani di studio, quali sono gli insegnamenti, per non avere sorprese esatto. un domani. Quindi guardare bene le materie dei diversi corsi di laurea. E credere anche un po' in se stessi. Fondamentale. Okay. <ride> Abbiamo, questa è la parola magica. Vado vale per ogni successo no, nella vita. Bravissima, bravissima, è proprio vero. La credenza che ho io nella possibilità di riuscire a fare qualche cosa. Quindi se io sono certa, ce la farò perché impegnerò tutta me stessa e ce la farò. Noi vi lasciamo con questo input, e ringraziamo Mirka Varotto per questa bella chiacchierata Grazie insieme, responsabile del servizio orientamento dell'Università di Padova, se la volete trovare la troverete... In Riviera Tito Livio, sei. Ecco, così abbiamo dato anche le <ride> indicazioni. Grazie telespettatori per essere stati in nostra compagnia, Idea Formazione Nord-Est torna la prossima settimana, arrivederci.